Come ogni lunedì, buonasera amici di Capri Event, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento targato Sport Event. Siamo in rigorosa diretta sul canale 271. In mia compagnia, la splendida, bellissima Anna Fiordaliso. Ciao Mario, buonasera. Tanti gli ospiti, tanti filmati come ogni lunedì. Anche stasera, Anna, avremo dei tanti collegamenti in esterna con ristorante e pizzeria da Zio Nick qui nella vicina via Benedetto Cozzolino ad Ercolano. Quindi avremo tanti collegamenti con il nostro inossidabile Luca Espinosa. Allora, diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti stasera. Direttore generale dello Stasia, buonasera Antonio Borzacchiello. Buonasera. Allora, un bomber che non ha bisogno di presentazioni, tante le reti, tante le piazze. Lotta per il decimo campionato da vincere assolutamente. L'attaccante del Città di Nocera. Buonasera Pasquale Carotenuto. Buonasera Mario. La redazione di tuttoturis.com con furore, giornalista e amico Vincenzo Piergallino. Ciao Mario, buonasera. Allora Anna, rompiamo subito il ghiaccio, diamo spazio ai risultati e classifiche del Girone H di Serie D. Sì. Bisceglie Pomigliano 1-1. Gallipoli Aprilia 1-0. Isola Liri Taranto 0-0. Picerno Francavilla 1-0. San Severo Nardò 0-1. Torrecuso Marcianise 1-1. Turris Potenza 0-1. Virtus Francavilla Serpentara 0-0. Manfredonia Fondi hanno giocato oggi alle 15. 2-1, come si suggerisce Pasquale. Allora, vediamo la classifica. Continua il momento positivo del Marcianise. Sconfitta amara per la Turris. Sì. Virtus Francavilla 47. Francavilla 42. Nardò 41. Taranto 39. Fondi 37. Pomigliano 34. Turris 34, Bisceglie 33, Torrecuso 32, San Severo 32, Isola Liri 31, Marcianise 30, Potenza 30, Manfredonia 27, Serpentara 25, Aprilia 20, Gallipoli 17, Picerno 14. Colleghiamoci con lo stadio Liguori per vedere le immagini della gara tra la Turris e il Potenza e il neotecnico Sasamarra. Allora, Vincenzo Piergallino, sconfitta amara per la Turris, come dicevamo, a te la parola per commentare le immagini. Sì, è stata una sconfitta amara soprattutto per quello che si è visto in campo, perché la Turris, nonostante una grande emergenza, ben 5 assenze, tra le quali anche quella di Capitan Manzo, di Sperandeo, Yander Romano, Gallo, insomma tutti titolarissimi, è riuscita comunque a sopperire a queste assenze e se l'è giocata alla pari con un Potenza che, anche se occupa comunque zone forse non altissime della classifica, vanta giocatori comunque dal grande nome e grande individualità. Una Turris quindi che ha offerto una prestazione generosa, se l'è giocata alla pari e forse anche per qualche episodio sfortunato non è riuscito a portare a casa almeno un pareggio, sarebbe stato il risultato minimo. Alla fine la differenza forse l'hanno fatta le due panchine, perché da una parte Mara poteva vantare giocatori importanti comunque anche tra le riserve, posso citare Lolaico, Vaccaro, Giacinti, Tulimieri, ed infatti poi il cambio che il mister del Potenza ha fatto nella ripresa ha permesso al Potenza di aggiudicarsi i tre punti con l'ingresso appunto di Vaccaro, che dopo circa 3 o 4 minuti dal suo ingresso col cambio di modulo ha firmato la vittoria, il gol della vittoria. Una Turris che comunque ci aveva provato, nonostante Tarallo ritornava da 2 settimane di stop forzato, quindi non poteva essere al top della forma, ci ha provato con il sempreverde, tra virgolette, Pasquale Ferraro, che comunque è stato sempre una spina nel fianco nella difesa del Potenza. Purtroppo però la Turris ha cercato anche di colpire sui calci piazzati, soprattutto con il difensore Ciro Manzi, ma non è riuscita a siglare la rete. Come vediamo adesso nelle immagini, ci ha provato, comunque ci sono state almeno 4-5 occasioni per fare male sulle palle inattive, ma non è riuscita ad infrangere il portiere avversario. Qui invece vediamo il gol del Potenza, forse l'unica disattenzione della difesa corallina, e nel primo vero tiro in porta del Potenza, il entrato appunto Vaccaro ha siglato il gol vittoria. La Turris che provava subito a reagire appunto sfruttando questi numerosi corner, qui ancora Ciro Manzi che non riesce però a trovare la porta. Una Turris che ci prova continuamente, anche diciamo col grande carattere, forse non con una manovra molto ragionata, e qui ecco Manzi reclama un penalty, siamo quasi a 10 minuti dalla fine, vediamo come il braccio del difensore del Potenza è abbastanza largo, quindi un rigore facile dal segnale che però l'arbitro non è stato dello stesso avviso e ha scatenato poi le proteste della Turris a farne le spese, somma che è stato ammonito. Una Turris che tutto sommato però
ha continuato a mantenere, diciamo, la spensieratezza, forse dovuta anche dai punti in classifica, 34 punti, un sesto posto che comunque faceva restare tranquilla la Turris, che se l'è giocato senza grosse pressioni. E veramente soltanto episodi sfortunati non hanno permesso alla Turris di conquistare un risultato positivo. Ricordiamo che la vittoria del Potenza ha fatto sì che si infrangesse l'imbattibilità tra le mura amiche della Turris, che durava addirittura da ottobre. Allora Vincenzo, sì, proteste nel finale per questa mancata assegnazione del penalty, questa strattonata, non solo per poter essere calciatore ma anche dello stesso direttore sportivo Francesco Vitaglione, espulso nel finale. Colleghiamoci con lo stadio e vediamo quanto realizzato, ascoltiamo la voce dei protagonisti. Espulso nel finale, direttore sportivo della Turris Francesco Vitaglione, cosa è successo nei minuti incandescenti contestati sia sull'azione del contropiede e poi un penalty da parte del padrone di casa? Che è successo, direttore? No, avevo solo chiesto al guardaline di aiutare l'arbitro, perché su un fallo di mani evidente in aria l'arbitro era coperto sicuramente, però il guardaline sono al campo per aiutare gli arbitri, però non ha visto il rigore, fa niente, continuiamo per la nostra strada. Si va avanti, ma nel complesso la prestazione dei ragazzi come è giudicata? Ma sottotono sicuramente, però onore al Potenza, ha fatto la sua partita, si è messo là, ha aspettato il momento propizio, infatti... Bocca al lupo per gli amici della Turris, giornata importante per la città di Torre de Greco, però nel corso della trasmissione ci ritorneremo con Vincenzo Piergallino. Eccellenza Girone A, risultati e classifica. Arzanese Casalnuovo 2-4, Gladiator Sibilla Bacoli 1-1, Herculaneum San Giorgio 3-0, Mondragone Procida 1-2, Caivanese Real Forio 2-0, Portici Hermes Casa Giove 3-0, Savoia Sessana 0-2. Stasia Virtus Volla 3-0. La classifica. Il cammino dell'Ercolaneum con quota 54 punti comanda con merito la classifica. Dai, Anna. Ercolaneum 54, Caivanese 42, Portici 37, Sessana 36, Savoia 31, San Giorgio 30, Casalnuovo 29, Procida 28, Real Forio 27, Mondragone 27, Gladiator 23, Sibilla Bacoli 23, Virtus Volla 20, Casa Giove 19, Stasia 15, Arzanese 2. Allora, colleghiamoci con lo stadio di Mugnano per la gara tra l'Arzanese e il Casalnuovo. Allora, Pasquale Carotenuto, Arzano, tra le tante piazze della tua carriera. Mi piange il cuore nel leggere la classifica e vedere una nobile decaduta del calcio campano a naspare nei bassi fondi della classifica. Una squadra giovane, tante cose che non sono andate, però... È innegabile che vedere l'Arzanese in questa posizione di classifica fa male e piange il cuore. Assolutamente sì, perché ho passato degli anni fantastici arrivando in C. Dopo pochi anni vederli qui nel basso fondo della classifica è brutto, brutto vederla. Arzanese cerca noi ci auguriamo per il bene del calcio che si possono essere tutte le credenziali per vedere in campo una squadra competitiva alla luce del magnifico ciclo d'oro. E a proposito di ciclo d'oro, mi viene in mente un personaggio, Vincenzo, l'allenatore Fabiano e il preparatore atletico Tommaso Bianco sono stati tra i protagonisti di questa Arzanese e sono approdati da una settimana in quel di Nola. Vedere queste immagini con un Arzanese mestamente in fondo alla classifica, dal fronte opposto un Casalnuovo rinnovatissimo dal mercato di Cembrino che lotta per rientrare quantomeno nei playoff, fa discutere. Anche a me dispiace molto che l'Arzanese, diciamo, sia nei bassi fondi della classifica, anche perché fino a pochi anni fa era un fiore all'occhiello per quanto riguarda il calcio campano. Era la dimostrazione che in realtà con programmazione, competenze e senza grosse risorse economiche comunque si poteva fare bene. Anche io ricordo, ovviamente, seguendo la Turris di riflesso anche sulle altre squadre, ricordo che comunque l'Arzanese in poco tempo si era guadagnato il rispetto anche di tutte le altre piazze e quindi un po' come in tutti gli aspetti, soprattutto del calcio, è finito un ciclo e spero che da un momento all'altro si riprenda, perché il calcio è così, è alla fine è una ruota che gira e ora l'Arzanese... In questo momento è inquadrato Fabio Scippa, elemento esperto della squadra di mister Castaldo. Sì, tocca soffrire, anche se io a quanto so mi sembra che c'è il direttore Mango ad Arzano, sì. Quindi può essere che sfruttando un po' la sua esperienza
spero riuscirà a risollevare un po' la china, mentre invece il Casalnuovo in scioltezza dopo la rivoluzione di dicembre è una squadra proiettata verso i playoff e penso che vedendo anche un po' la situazione del Savoia, delle altre squadre che stanno sopra di pochi punti, possa prepotentemente rientrare in lotta per gli spareggi. Le reti portano la firma di Napolitano, Scippa abbiamo visto e Sorrentino che arrotonda il risultato nel finale, una bella miscela in casa Casalnuovo tra elementi che sono rimasti e tanti volti nuovi. Ricordiamo anche in casa Casalnuovo le posizioni del team caro al direttore Salvatore Richiello, 4 vittorie consecutive da dicembre ad oggi, poi un paio di sconfitte, adesso la squadra ha ripreso il ruolino di marcia vincente alla vigilia di un interessantissimo Casalnuovo Portici, perché secondo me la sfida di cartello della settimana prossima, Casanova Portici, davvero dirà, magari mostrerà il vero volto del Casanova, le intenzioni di questa squadra che si sta divertendo. Siamo qui nei minuti finali con la rete dell'inquadrato numero 11, Sorrentino, che porta a 4 le marcature di giornata. Vincenzo. Eh sì, saranno loro a rendere il campionato interessante perché ormai l'Ercolano viaggia spedito verso la Serie D, quindi si prevede una bellissima lotta invece per quanto riguarda i playoff e penso che appunto il Casalnuovo sia in ascesa e anche il Portici che dopo un momento di calo dai risultati emerge che invece si sta riprendendo e con questo mix di giovani e di esperti potranno dire sicuramente la loro in questo campionato. Abbiamo inquadrato la difesa, il ritorno a dicembre di Mauro Cerbone insieme a Giannino, una coppia difensiva che ha fatto bene in passato, è arrivata a Casanova con l'intento davvero di riportare, di far risalire la china al team Granata. Stanno raggiungendo l'obiettivo a centrocampo siciliano, ora ricordiamo la settimana scorsa di quell'Eurogol da centrocampo contro la Sessana, quindi sono tutti gli ingredienti, si vola basso perché a mo' di sfida Salvatore Richiello ha parlato di, continua a parlare giustamente di campionato tranquillo, di quota salvezza da raggiungere, ma a mio avviso un campionato ricco di soddisfazioni con questo team che davvero sta ingranando la quinta e alla portata dei ragazzi. Sarà interessantissima una sfida da tripla contro il Portici, magari già lì si delineeranno le ambizioni playoff per la squadra di Sì, Castaldo. secondo me il direttore fa bene a mantenere bassa la pressione perché ci sono anche piazze che forse hanno investito anche molto e una strategia comunicativa anche che ha portato i suoi frutti anche nelle categorie superiori, quella appunto di non caricare troppi ragazzi, ricordiamo anche ragazzi giovani, che così senza grosse pressioni e con la spensieratezza possono esprimersi anche al di sopra dei propri limiti. Pasquale, quando la squadra è giovane, la strategia mirata della società è quella di non caricare di pressione lo spogliatoio e il gruppo. Alla fine i risultati arrivano, queste sono le armi giuste. Sicuramente, non pressare i ragazzi e farli stare tranquilli aiuta sicuramente quando si va in campo, però poi purtroppo troppo giovane, vediamo la fine che si fa. Bisogna comunque prendere qualche calciatore di categoria per cercare di portare la squadra alla salvezza. Anna. Antonio Borzacchiello, stati a finalmente ritrovare il sorriso, credete nella risalita in classifica? Finalmente, direttore, arrivato è successo. Dopo 2 amari pareggi è arrivata la fatidica vittoria che l'aspettavamo da molto tempo. E niente, il nostro obiettivo, il mercato che abbiamo fatto nel dicembre è quello di riuscire a salvarci. È nelle corde dei ragazzi, se voi ci credete, Noi ricordiamo. sì, certo, assolutamente sì. I ragazzi sanno che abbiamo un gruppo molto valido, abbiamo preso giocatori esperti di categoria, anche superiore, vari giocatori che lei conosce bene. E niente, speriamo che da domenica prossima uscirà un'altra vittoria, La squadra con speriamo. chi sarà impegnata domenica A prossima? Procida, una In trasferta. trasferta dura. Procida. Procida, poi abbiamo il San Giorgio in casa, abbiamo le 2 isolane subito. E per te, ricordiamo, ci siamo conosciuti in quel di Casalnuovo, sei Sì, passato quest'anno con la tua prima nuova esperienza da detto. direttore. Che difficoltà hai avuto, soprattutto all'inizio, a farti accettare il nuovo ambiente, risultati che non arrivavano, il cambio tecnico, tanti giocatori cambiati nel mese di dicembre, l'ennesimo cambio in panchina. Adesso mi sembra di aver trovato col tecnico, Un ricordiamo, mister equilibrio, sì, mister Ciccone, il giusto Ciccone. equilibrio. Sì. Niente, all'inizio la società aveva basato sui giovani, però il carisma del nostro capitano Salvatore ha voluto che prendevamo giocatori più esperti per cercare di
di mantenerci in questa categoria. E da dicembre ho dovuto rivoluzionare la squadra per cercare una salvezza tranquilla, ma quando vedo dobbiamo soffrire sperando di fare i play-out in casa. Questo. Ricordo sempre con piacere l'avventura dello scorso anno in casa Stasi, un saluto ai tifosi, in particolare a Filippo Vincenzo, tifosissimo della squadra, sono dei ragazzi che seguono il gruppo, vi sostengono sempre in casa e trasferta, che sia davvero tutt'uno per un obiettivo. Sarà difficile, ma l'importante è crederci fino alla fine, perché alla fine chi la dura la deve vincere con cuore e con impegno. Lo Stasi è abituato da anni a lottare, raggiungendo imprese su alti vertici, la conquista della Coppa. È un campionato difficile, però bisogna crederci e lottare. Voi, perché la società è seria, mantenete gli impegni, tanti sono i giocatori che in questo momento vi stanno ascoltando, la tifoseria ha bisogno di sostegno, di risultati, magari a cominciare sin dal prossimo impegno sull'isola. Sì, noi la società fa stare tranquilli i giocatori in tutto e per tutto, non manca mai niente. Venivano delle sconfitte brutte tipo Caivano, Ercolano, poi abbiamo fatto la partita con il Mondragone e con il Gladiator, che non meritavamo di pareggiare. Pareggio maturato nel finale. Maturato, e là siamo stati bravi a stare tranquilli e a far sì di fare un'ottima prestazione sabato. Abbiamo fatto veramente un'ottima prestazione. Allora Anna, l'abbiamo annunciato, ci siamo. Momento atteso, perché dobbiamo ricollegarci con Ristorante Pizzeria Zio Nick. Una sorta di mitico Luca Espinosa, perché Sport Event raddoppia. Siamo qui nello studio, ma sta un altro gruppetto di amici tifosi dal Ristorante Pizzeria Zio Nick. Allora, in attesa del collegamento, Luca, a te la linea. Sì, Mario. Eccoci, allora, come dicevi, in collegamento dalla pizzeria palinoteca Zio Nick di Ercolano. Eccoci, al mio fianco abbiamo il presidente del Portici, Lorenzo Ragusa. Presidente, innanzitutto buonasera e benvenuto a Sport Event, ben ritrovato anzi. Buonasera e buonasera a tutti. Allora Presidente, il Portici sabato, dopo un gennaio nero, è riuscito comunque a riprendere il suo cammino nelle zone alte della classifica. Come vede il proseguo del campionato del Portici da qui in avanti? Possiamo dire che c'è stato questo sblocco anche psicologico? Sì, probabilmente avevamo bisogno proprio di una vittoria dopo tre sconfitte consecutive, venivamo da due pareggi, tre sconfitte, insomma una parte di campionato che ha un po' annullato tutto quello di buono che abbiamo fatto fino a prima di queste cinque partite, però sappiamo bene, anche perché è successo, adesso abbiamo ripreso e quindi ci apprestiamo a puntare a quello che è il nostro obiettivo. Approfittiamo della sua presenza, allora sabato impegno in casa del Casalnuovo. A prescindere dall'impegno del Casalnuovo, un suo commento su questa partita e un suo giudizio su quello che sarà il campionato in generale da qui al termine della stagione. La partita era difficile, molto difficile. Credo il campionato del Casalnuovo, certe volte sento parlare di salvezza, ma io credo che il Casalnuovo sia una squadra attrezzata anche per fare molto di più della salvezza. E non mi sembra che abbia un punteggio così pericoloso, insomma, in quanto riguarda, almeno così sulla carta. Credo che loro in fondo puntino anche a qualcosa molto in più di una salvezza, quindi sarà una partita difficile, come probabilmente, anzi certamente saranno tutte le partite da qui alla fine del campionato. E questo mi anticipa per dire come sarà il campionato da qui. Io vedo che anche nei bassi fondi, diciamo, ho visto una netta vittoria dello Stasia nei confronti della Virtus Volla, quindi lo Stasia in questo momento ha come obiettivo quello di tirarsi fuori. Sopra dello Stasia mi sembra che non ci sia nessuna squadra che sia già rassegnata, forse quella che in termini solo matematici è l'Arsanese, ma per il resto è piena bagarre dallo Stasia in su. E mano a mano che saliamo ci rendiamo conto che sono tutte squadre che devono, cioè hanno non vedo in questo momento, onestamente, se dovessi fare anche una classifica di play-out, eccetera, non riesco a inquadrare una squadra nettamente immune da un rischio di play-out, così come non riesco a vedere nessuna squadra che potrebbe anche con un filotto di vittorie salire molto più su. Un campionato molto equilibrato dallo Stasi a salire su.
Sarà quindi un finale di stagione del girone A di eccellenza molto equilibrato. Ringraziamo il presidente del Portici Lorenzo Ragusta per l'intervento. Ci aggiorniamo più tardi, Mario, con nuovi interventi dei nostri ospiti. Grazie Luca, un piacere. Anna, ritroviamo Luca, questa forma del collegamento in esterna. Ci piace tanto. Sì, bellissima questa iniziativa. Bello, un saluto al presidente del Portici Lorenzo Ragusta, in bocca al lupo. Sabato sarà una sfida bella, veramente spettacolare, tra il Casalnuovo e il Portici. Chi ha la voglia di mettere alle spalle una zona calda in classifica, perché ha 23 punti, il gladiator del tecnico Ulivi. Colleghiamoci con lo stadio Piccirillo. Pasquale, anche qui gladiator profondamente rinnovato nel mercato dicembrino, ma non sono arrivati i risultati. 4 le sconfitte maturate, una vittoria, un pareggio contro lo Stasi dell'amico Antonio Borzacchillo. A tal proposito vediamo in quadrata Simona De Lira, detta stampa della Sibilla Bacoli, che ringrazio per il consueto contributo nelle interviste, non soltanto. Quindi grazie Simone, in bocca al lupo per la tua Sibilla. Allora, in casa gladiator che succede, Pasquale? No, qui il caso è diverso, sì, dall'Arzanese, mentre nell'Arzanese comunque parliamo di una squadra troppo giovane. Il Gladiator, soprattutto a dicembre, secondo me ha fatto degli acquisti importantissimi per la categoria. Se vediamo Mallardo, a Manzo, cioè c'ha un ottimo giocatore che mi piace tanto, che è Buona Volontà. Secondo me è un pochettino bugiarda questa classifica. Pubblico, c'è delusione per i risultati che non arrivano. Alla fine qualche coro di dissenso per l'operato generale. Voi i risultati non arrivano, voi troppo amore per la maglia, una squadra costruita per far bene. Vediamo inquadrato Tommaso Manzo, una squadra che ha Manzo, Allegretta, sono signor giocatore per questa categoria. Purtroppo i risultati non arrivano, capita nel corso delle stagioni di episodi sfortunati, la stessa gara tra Mondragone e Gladiator, tante occasioni sprecate, alla fine i risultati che non arrivano. Proteste anche qui per un presunto fallo di mano in aria, quindi un penalty non assegnato. Pasquale, nel corso della stagione tanti ingredienti a far sì che possa tutto essere incanalato nel verso giusto. Possiamo parlare di stagione sfortunata? Ma può essere cambio sfortunata. Tecnico, Mazziotto inizio stagione, avvicendato da mister Ulivi. Ma io credo poco alla sfortuna. La fortuna si va a prendere. Però ripeto, questa per me è una squadra che merita un'altra classifica per i giocatori che c'ha. E spero al più presto pure per loro, perché comunque sono un ex e conosco parecchie persone di Santa Maria. Spero che al più presto si possano riprendere e fare 2-3 vittorie di fila, e così potremmo parlare di playoff pure per loro. Presidente Ong, dal presidente Ong all'intera dirigenza, davvero sono tutte le basi per poter innanzitutto condurre in porto l'obiettivo di questa stagione, quindi di raggiungere la salvezza quanto prima, e poter poi costruire un ciclo vincente. Potenza di una società ambiziosa, potenza di un gruppo, di un alle spalle del passato blasonato, però la piazza ha voglia di tornare quanto prima in un calcio che conta. Ricordiamo di recente i campionati in serie di commisse squillante, il periodo di imbattibilità, quindi il passato è fresco e recente, e vedere il gladiatore in queste posizioni fa male. Ma sicuramente, ripeto, io mi auguro veramente al più presto che possano riprendersi, e poi da quello che so che hanno formato un'ottima società e hanno preso un ottimo preparatore, che sì, è il mio ex preparatore del Savoia, e credo che in giro ce ne sono pochi come lui, secondo me è il migliore che c'è. Questa è la rete di Mallardo. Pasquale, i risultati quando è che aiutano a lavorare meglio poi durante la settimana? Quando c'è l'impegno durante l'allenamento e non arrivano i risultati la domenica, c'è quel nervosismo, abbiamo tra l'altro inquadrato dalle azioni di nervosismo, scambio di battute tra i giocatori, la mancanza dei risultati non ti pone nelle condizioni migliori per affrontare al meglio un allenamento, perché poi non è che viene una sfiducia meno, però il risultato si è tutto legato alla potenza del risultato. Assolutamente, si fa l'allenamento durante la settimana per raggiungere l'obiettivo del risultato, quindi il risultato è la cosa fondamentale nel calcio. A volte giochi male e vinci, hai la forza e la voglia di rifare le cose migliori per cercare di dare continuità, però quando poi giochi bene e non vinci, è quella proprio il momento in cui una squadra non si vorrebbe trovare mai. Chiaro. Direttore Borzacchillo, per quanto riguarda il Tostasia, 15 punti in classifica, c'è qualche rimpianto, qualche punto perso state facendo? State facendo le ultime due partite, direi.
Le ultime due partite c'è molta amarezza, a Mondragone al 97esimo, c'eri pure tu se non certo, erro, sì, sì. Lì è brutta. E poi con il Gladiator abbiamo fatto una partita, l'abbiamo dominata, tipo come quella di Volla, a 10 uomini tra l'altro, a 38esimo minuto del primo tempo, e niente, due punti con l'Arsenese in casa, vabbè, lì stavamo in allestimento, diciamo, là, stavamo facendo la squadra là, poi niente, poi con il Savoia pure lì 0-0 abbiamo fatto un paio di ripartenza, potevano andare bene, meglio, perché rischiamo poco, niente di che, poi niente. Bocca al lupo, in bocca al lupo, cioè, la strada, sono 10 partite al termine e saranno 10 battaglie in casa Stasi per raggiungere questo obiettivo. È difficile, ma bisogna crederci. Assolutamente sì, che comunque lo Stasi non si è mai trovato in questa situazione di classifica, ogni anno hanno sempre lottato per vincere il campionato, e quindi speriamo bene. Bocca al lupo. Allora, primo break, ci fermiamo, non cambiare canale, andiamo in pubblicità. A tra poco. Ci sono persone che, anche solo a parlarci, trasmettono energia. Perché conoscono i tuoi problemi, capiscono le tue necessità e perché, come te, mettono energia in tutto ciò che fanno. E fanno ciò che amano. Pomiglia Energia. Energia elettrica e gas metano. Per te e le persone che ami. Pomiglia Energia. Diamo energia a ciò che amiamo. Pomiglia Energia è sponsor del calcio pomigliano. Eccoci trovati dallo spazio pubblicitario, colleghiamoci col Conte di Mondragone per commentare l'amara sconfitta dei domiziani. Direttore Borzacchilla, la scoperta dei due prossimi avversari, qui abbiamo inquadrato le due dirigenze, come da tradizione nel pre-gara continua questa splendida ospitalità riservata agli avversari da parte della società del Mondragone. Abbiamo inquadrato dei personaggi storici del calcio mondragonese, da Paolo Filosa a Mario Paiù, che sono momenti che precedono l'inizio della gara. Quest'isola di Procida da costare in trasferta che aspetta per risalire la china anche qui in casa isolana. L'obiettivo è quello di un campionato tranquillo, però è innegabile che una vittoria in trasferta rinvigorisce le ambizioni di risalire la classifica per gli isolani. Sì, il Procida comunque ha dei giocatori molto importanti, vari Muro, Costagliola, Fragiello in avanti, c'è una squadra di tutto rispetto, Micallo in difesa. Russo, e poi sta citando due dei gol, Micallo il difensore, Fragiro l'attaccante, sono i... Infatti sono artefici dei gol della vittoria di domenica a Mondragone, se non erro. È una squadra dura, però andiamo lì per 12esimo giocarcela. Punizione di Ana, il fendente, il destro di Palombo in aria per l'effimero vantaggio dei padroni di casa, ma al 12esimo del primo tempo il gol di Palombo. Da questo momento in poi spegne la luce in casa Granata, la squadra impacciata, con poche idee, gli isolani prendono fiducia, vediamo il termine della prima frazione di gioco, gli isolani entrano con un altro piglio, cambia la musica in campo e raddrizzeranno prima il risultato con il colpo di testa. Abbiamo inquadrato nell'area il gol del pareggio, se non sbaglio siamo al 52esimo, quindi qui sono le battute che precedono il gol del pari degli isolani. Da questo momento in poi i domiziani non annaspano a centrocampo e non se ne andranno mai pericolosi se non in un vano tentativo nel finale. Colpo di testa di Micallo, 1-1 il pareggio dell'Isola di Procida. Quanto è importante l'esperienza, direttore? Micallo e Fragiello sono elementi giusti in questa squadra. Eh sì, è importante, perché comunque se non hanno mai fatto questa categoria,
sia Fragello che Micallo, scendo dall'interregionale, sono andati lì a Procida, se non erro il direttore Crisano che se li ha portati. Inserimento di Mario Pagliuca in questo momento. È una squadra dura, domenica comunque andiamo lì a giocarcela a viso aperto per cercare di accorciare lì avanti. Per... Da questo retropassaggio non si tendono difensore e portiere, calcio di punizione per l'isola di Procida, siamo a un quarto d'ora dal termine, da questo calcio di punizione rete del vantaggio isolano. Quanto conta l'esperienza in questi campionati, incertezza difensiva, calcio di punizione, l'isola di Procida in vantaggio, annulla i tentativi di forcing del finale dei padroni di casa, tre punti importanti da non demeritare assolutamente il campionato del Mondragone in linea con gli obiettivi di inizio stagione della società per un campionato tranquillo, vedendo la classifica 27 punti, quindi in linea ampiamente col progetto dei due presidenti Fabio Del Prete e Mino Lampidillo. Vincenzo, anche tu in questo caso nel rivedere la classifica, il campionato del Mondragone può definirsi in linea con quanto chiesto inizio stagione? Sì, stanno rispettando la tabella di marcia, hanno investito a dicembre, hanno preso anche un ex Turris Pistone, un regista che comunque secondo me ha delle caratteristiche tecniche per imporsi in eccellenza, anche perché l'anno scorso ha vinto il campionato col Picerno, quindi si è anche rinforzato con persone che sanno cosa significa vincere. Quindi penso che avranno buone opportunità per raggiungere gli obiettivi prefissati. Anna, siamo curiosi di vedere dal calderone Luca cosa ci farà uscire. Nuovi certo. Ospiti, nuovi amici. Allora vogliamo collegarci con il ristorante Zionic? Sì, Luca. Luca, ci sei? Starà mangiando? Sì, sicuramente. Sarà distratto sicuramente. Sì, ecco Mario, siamo tornati in collegamento, questo secondo collegamento in esterna dalla pizzeria paninoteca Zionic di Ercolano. Al mio fianco il direttore sportivo ed operatore di mercato Antonio Governucci. Buonasera direttore. Buonasera a te Luca, a tutti gli ospiti, a Mario in particolar modo. E vi ringrazio per l'ospitalità. Allora direttore, approfittiamo della sua presenza e della sua competenza per un suo pensiero su questo girone di eccellenza. Ancora aperta la corsa ai playoff alla luce anche dei risultati dell'ultimo weekend, stesso discorso per la zona salvezza con i play-out ancora in discussione, ripetiamo, alla luce dei risultati. Qual è il suo pensiero? Credo che riguardo al campionato non è stato mai messo in discussione sin dal primo minuto e l'Ercolanese che ha, diciamo, si è organizzata discretamente rispetto alle altre. Il Portici aveva fatto un ottimo campionato fino ad un certo punto, poi ne parlavamo pure prima con il presidente Aragosta a microfoni spenti, credo che abbia fatto un grosso lavoro, però per mancanza di ricambi e tante altre piccole situazioni, voglio dire, fatto sì che l'Ercolano prendesse largo. La Cavanese si è fatta valere dopo con l'avvento di mister Ciro Morosetti e questo è stato, diciamo, il terzetto che sta delineando i piani alti di classifica. Il Savoia ha perso qualche punto di troppo rispetto ai pronostici iniziali, si è fatto un discorso diverso invece con la Sessana che ha cambiato più volte allenatore con l'avvento di Sanchez dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro una super nocerina. Credo che adesso punterà tutto sul piazzamento migliore in campionato. Riguardo alla zona salvezza, credo che è in bilico ancora. C'è uno Stasia che è vero che ha perso contro l'Ercolano, ma credo che sia contro il Gladiator, che non meritava di perdere, e sia contro domenica contro una Virtus Volla, che è una squadra che gioca un buon calcio nonostante i propri valori, credo è una si possa tirare fuori. Il Casa Giovane è una squadra che darà filo da torcere, il Gladiator per i valori che ha credo che stia raccogliendo molto molto poco rispetto ai pronostici dopo aver fatto una campagna acquisti insieme al Casalnuovo, credo la migliore tra le più importanti di tutte. Questo è il mio pensiero. Poi c'è il San Giorgio che potrebbe intanalarsi verso una zona playoff, anche se il mio pensiero è che bisogna vedere il distacco tra la seconda e la quinta. Secondo me ci sarà un distacco superiore agli 8 punti e credo che non si faccia il playoff.
Va bene così, ringraziamo il direttore Governucci. Mario, cedo di nuovo a te la linea, ci sentiamo più tardi con i prossimi collegamenti. Grazie Luca, un saluto ad Antonio Governucci che ci ha raggiunto nel splendido ristorante Pizzeria Zio Nick, lo ricordiamo, via Benedetto Cozzolino ad Ercolano. Parliamo di Ercolano, maggio la capolista del Girone A di Eccellenza, via al contributo immagini commentando con i nostri amici in studio. Allora Pasquale, questo Ercolano è davvero la marcia trionfale, ormai il campionato è andato, Girone A di Eccellenza. Secondo me sì. Ormai, secondo me, pure per merito, perché è una squadra, certo, che dal primo giorno non ha mai mollato, mentre le altre, vediamo il Savoia dietro, che all'inizio del campionato si parlava solo ed esclusivamente del Savoia. Purtroppo non so quali sono state le motivazioni, però ha mollato e l'Ercolano ha preso comunque a largo, ha dato una continuità di risultati domenica dopo domenica. Saluto alle brigate vesuviane che stanno, ci guardano sempre, ci sostengono. Un saluto a Ciro Mazzamauro, a tutta la famiglia dirigenza dell'Ercolano. Pasquale, non è lo stesso gruppo che si allena intensamente, d'altronde come il Portici che si allena dal 18 agosto. Alla fine i risultati arrivano, l'Ercolano è primo e il Portici la terza forza del campionato. Fare tanti stravolgimenti a campionato in corso non porta sempre risultati immediati. Alla capolista aggiungi la ciliegina sulla torta, un certo attaccante Esposito, protagonista in questa gara di una splendida doppietta, i risultati arrivano. Programmazione, ma la voglia di allenarsi, lo stesso gruppo, alla fine i risultati devono arrivare. Secondo me l'allenamento è sacro. Quando uno ci mette voglia, impegno, serietà e sacrificio, alla fine i risultati vengono sempre. Non dimentichiamo che l'Ercolano ha fatto un ottimo acquisto pure in difesa con Allocca. Certo. E voglio dire che è un lusso comunque per queste categorie. Si è ricomposta la coppia del Forza e Coraggio, Salvati e Allocca, che comunque fece il record di punti in quell'anno dove il campionato alla fine lo vinse l'Ebolitana, però erano due corazzate strepitose, sia la Forza e Coraggio che l'Ebolitana. Vincenzo, anche per l'Ercolano è davvero un rullino di marcia impressionante, 55 reti fatte, 14 quelle subite, ad un attacco stellare su tutto il Bomber e lo Azni, aggiunge Esposito, in l'occhio del direttore Marco Mignano, in previsione anche della prossima partecipazione al campionato di Serie D, ma ha indovinato la campagna acquisti con la ciliegina sulla torta e quindi i risultati stanno arrivando. Sì, onore e merito alla capolista che sta dominando questo torneo. Sì, diamo anche merito a Squillante che, certo, secondo me è un allenatore forse tra i migliori in campagna in questo momento, un allenatore che non nascondo piacerebbe vedere a Torre in futuro, secondo me è un allenatore che c'è stato vicino ultimamente. C'è stato vicino, è un allenatore che secondo me merita la grande chance, perché è un allenatore che ha fatto la gavetta, comunque ha raggiunto i risultati, li sta raggiungendo, dal record di punti con lo Gladiator, con la salvezza la batti Pagliese l'anno scorso e ora con l'Ercolano, quindi tutte le componenti, area tecnica, società, stanno funzionando alla grande, i risultati si vedono. Direttore Borzacchillo, vediamo finalmente arrivato il momento di dare spazio alle immagini della tua squadra. Che partita è stata? Lo Stasi ritorna al successo, vittoria importantissima. Non guardiamo la classifica, non la guardiamo la classifica, però oggi spero di guardarla alla fine con la salvezza acquisita. Senta, allora, pronti via. Questo campo, vogliamo definire anche... Abbiamo dovuto pure annaffiarlo perché sono mesi che non piove, per non far mangiare la polvere, là, che è un campo un po', però è comunale il campo, quindi dobbiamo già chiedere... Meno male che ce l'abbiamo, c'è altre squadre che vanno emigrando per andare a giocare, quindi già siamo fortunati che ce l'abbiamo. Male com'è, però ce l'abbiamo. Vittoria importante, sì. Penso che non c'è stata partita, il nostro portiere sì o no ha fatto due interventi normali, non di che. Dal primo minuto fino al 92esimo, perché da due minuti di recupero l'arbitro, non c'è stata partita, abbiamo cercato di vincere dal primo minuto la gara e vedete dalle immagini, niente, spero di fare un'altra partita come questa domenica, sabato spero di giocare a Procida. Direttore, tra le dirette concorrenti chi è la squadra che temi maggiormente? Noi per la squadra che teniamo dobbiamo temere noi stessi, secondo me, perché comunque al di là del Gladiator, la Sibilla,
il Casagiove, qualche altra squadra, non hanno una rosa come ce l'abbiamo noi. Abbiamo 15 punti, sì, è vero questo, altre squadre hanno 22, 23, 20 punti, il Volla, lo stesso Volla. Niente, noi speriamo di fare i play-out in casa, perché per la salvezza diretta è un po' difficile, per le mancano 10 giornate. Abbiamo 5 trasferte e 5 in casa, tra cui abbiamo già Ercolanese e Caivanese, già li abbiamo affrontati, gli altri li devono ancora affrontare, e sperando in queste partite, per me dura le due isolane, ho timore su queste, perché sull'isola è sempre difficile ad andarci lì e a fare i punti. Allora Anna, in esterna il presidente Ragosta, nei nostri studi come ogni lunedì diamo il benvenuto a Maurizio Lunghi, la Titto Stampa del Potenza. Ciao Maurizio, ben ritrovato. Buonasera Mario, buonasera a tutti. Allora Maurizio, vorrei commentare il primo minuto di questo filmato e poi rientrare in studio, perché non parliamo soltanto della gara ma di uno speciale che abbiamo realizzato per la città di Portici. Sì, è vero Mario, grazie anche al contributo dell'operatore Roberto Fiorentino noi siamo abituati a fare un tour per la città di Portici. Bocca al lupo, mi raccomando, tutti da Starace. Speriamo, oggi mandiamo un po' di crostate ricche di zucchero e vitamine. Speriamo che i nostri calciatori riescano, con l'aiuto anche dei nostri prodotti, a battere, non mi ricordo oggi con chi giochiamo, l'Hermes Casagio. Allora, è fatta per oggi. Allora, eccoci rientrati, ma Maurizio, te la parola per commentare le immagini. Hanno portato fortuna questi amici. Sì, infatti, Mario, da 4 sconfitte. È vero, verissimo. Sono stati dei buoni profeti, sia Luigi Starace che Francesco Morra, titolari di due esercizi commerciali a Portici. È stato sicuramente un momento simpatico, un momento bello, questo delle interviste. Hanno portato anche bene, perché hanno augurato la vittoria al Portici, il ritorno ai 3 punti, e la squadra è riuscita a ritornare alla vittoria dopo 4 sconfitte consecutive. Qui vediamo le immagini. Nei primi minuti è un Portici arrembante, determinato a sbloccare subito il risultato, soprattutto nei primi 20 minuti, quindi nella prima fase della prima frazione. Un Portici è un monologo azzurro, si contano almeno 4 occasioni limpide con Scielzo, con Ioio, due di Magadino, si supera, sale sugli scudi il portiere Merola, il portiere giallorosso, che salva il risultato per la sua squadra. Ma è un Portici anche sfortunato, a cui serve un episodio. Qui c'è anche una sortita offensiva da parte degli uomini di mister Sant'Onastaso. Il primo tempo si chiude sul risultato ancora bloccato sullo 0-0, ma come abbiamo detto prima è un dominio porticese. Serve la squadra, ad un certo punto si fa anche prendere da una certa frenesia, proprio per la voglia e la determinazione di cercare il gol del vantaggio. Qui ancora vediamo un Portici in proiezione offensiva, si supera ancora Merola su un colpo di testa quasi a botta sicura di Ioio. Vediamo ancora l'Hermes Casagiove che prova a rendersi pericoloso, ma non ci sono problemi per la porta difesa da Amato. Il Portici in proiezione offensiva, l'episodio decisivo si registra ad un quarto d'ora dalla fine, al 75esimo. Qui vediamo Ioio che viene atterrato dalla Ezza, a cui viene combinata anche l'espulsione, quindi l'Hermes Casagiove resta in 10 uomini. Dal dischetto si presenta Sardo, che la cui esecuzione è chirurgica, e batte Merola portando in vantaggio gli uomini di mister Borrelli. Vediamo una scena anche molto bella con la dedica a Mimmo Avolio, che 2 settimane fa ha subito un brutto infortunio nel corso del derby contro il San Giorgio, quindi sicuramente una scena bellissima. Il Portici gioca sul velluto dopo il gol di vantaggio e la superiorità numerica, basso va vicino al raddoppio. Qui un tiro di Ioio che viene ribattuto, poi ne approfitta Magadino che segna il gol del 2-0. Prima rete in maglia azzurra da parte dell'ex Forio, una soddisfazione per lui. È molto bello anche il terzo gol di Ioio, porta la firma dell'ex Sibilla che raggiunge anche la doppia cifra. Un Portici che prova anche a dilagare qui alla
alla fine della partita, una vittoria netta, convincente. Complimenti anche agli ultras porticesi che alla fine hanno intonato un nuovo coro in omaggio al Vesuvio sulle note di Un giorno all'improvviso. Allora Maurizio, era spiegata la vittoria, chiesta, ottenuto, sostenuto per alla fine l'impegno dei ragazzi, ed è la vittoria arrivata dopo il ciclo di 4 sconfitte, se non sbaglio, consecutive. Un in bocca al lupo, ricordiamo la squadra dove sarà impegnata il prossimo... Ah, l'abbiamo detto già, sì, l'abbiamo scusami, detto, nella partitissima contro allo Iorio contro il Casalnuovo. Noi ci troviamo sabato per commentare questa sfida spettacolo tra due squadre targate Sport Event, sarà una sfida spettacolare. Allora, grazie Maurizio, vediamo, colleghiamoci con la sala stampa, vediamo quanto abbiamo realizzato col contributo immagine. Un saluto a mister Borelli, al direttore Stiletti, un grande in bocca al lupo a Mimmo Voglio, naturalmente. Infatti, soprattutto a lui e a tutta la squadra. Un abbraccio a te, alla prossima Mario. Grazie Maurizio. Gata. Poi nel secondo tempo il Portici è riuscito a sbloccare la partita con un rigore realizzato da Sardo e poi si è sbloccato anche Magadino, Ioio è andato in doppia cifra, prestazione buona e fortunatamente la squadra è ritornata ai 3 punti. Sì, era un lungo periodo che non facevamo punti, prestazione, abbiamo iniziato la gara con 15 minuti, come spesso ci capita, chiudiamo l'avversario, mettiamo insieme occasioni da rete una dietro l'altro, non riusciamo ad essere concreti sotto porta, un po' ci innervosiamo, poi ovviamente esce la squadra avversaria. La partita è stata per 20 minuti dominata da noi totalmente, per i restanti 25 minuti del primo tempo siamo tornati un po' indietro, devo dire, come forse accusavamo mentalmente questa mancata realizzazione del gol. Il Casagiove è uscito bene fuori, anche il secondo tempo non era iniziato benissimo, c'è stata l'occasione di Ioio, stavamo un po' riprendendo, poi chiaramente il rigore dimostra che il calcio è molto testa, cioè dopo il gol la squadra è letteralmente cambiata, sembrava il Portici del filotto di partite positive, sembrava una squadra di nuovo superiore. Come veramente è la testa quella che muove le gambe nel calcio. Allora i calciatori, devo dire, di stare tranquilli e di lavorare a questo punto più sulla testa che non sulle gambe. Fatta questa analisi sulla partita, pensiamo... È giusto, d'accordo con l'analisi del presidente. Anna, abbiamo parlato del presidente D'Agosta che sta in esterna. Vogliamo collegarci un'altra volta con il ristorante Zionic. Luca, dove sei? Quali altri ospiti vuoi presentare stasera? Tanto in attesa del collegamento dell'intervento di Luca con qualche nuovo amico. Eccoci Mario, torniamo per il nostro terzo collegamento dalla pizzeria Paninoteca Zionic di Ercolano. Tu in studio ospiti il direttore Borgiacchiello, io numericamente ti supero, largo spazio all'Ostasia con Nello Perna alla mia sinistra, Pietro Picardi all'estrema destra, il tecnico Ciccone in questo momento giunge alle mie spalle, cerca di nascondersi senza riuscirci. Al mio fianco, alla mia destra, abbiamo invece Mimmo Borelli. Ciao Mimmo, benvenuto qui a Sport Event. Grazie, buonasera a tutti voi. Allora Mimmo, sabato è arrivato un successo importante in chiave salvezza, si può dire che riparte da qui la corsa dell'Ostasia verso appunto la permanenza in eccellenza, la conquista dei play-out, in questo momento l'obiettivo più importante per la vostra squadra. Ma infatti noi ripartivamo da due domeniche fa a giocare fuori in casa e abbiamo pareggiato al 96esimo. Poi domenica scorsa abbiamo pareggiato uguale e infatti sabato ci è venuta bene, abbiamo vinto questa partita e speriamo di ripartire da qui. Sabato prossimo trasferta Isolana a Procida, che partita vi aspettate? Ormai saranno tutte finali, potremmo dire. Infatti noi andiamo a giocare settimana per settimana, ci giochiamo partita per partita e poi alla fine tiriamo la somma. Va benissimo, ringraziamo allora Mimmo Borelli. Mario, cedo nuovamente la linea a te in studio e ci sentiamo più tardi con i nostri ospiti. Grazie Luca, quanti ospiti stasera, Anna, ogni collegamento, un amico nuovo. Grazie Luca, un saluto a tutti gli amici del ristorante pizzeria Zio Nick. Vai Anna. Pasquale Cordonuto, in carriera tante reti in piazze importanti, qual è il segreto per far sempre la differenza? Il sacrificio giornaliero, secondo me. Giocare a calcio purtroppo non è una cosa facile, bisogna fare tanti e tanti sacrifici. A volte sai, le persone per strada dicono, parlano, e vabbè tu giochi a calcio e li diverti, invece non è così. Mi diverto sì, perché è la cosa che amo di più, forse dopo la famiglia il calcio è il mio secondo amore, quindi proprio per questo non sono costretto, ma mi piace pure fare tanti sacrifici, perché ripeto, è la cosa più bella che ho,
e spero di non fermarmi mai e di continuare a farlo fin quando avrò forza. Mercoledì Pasquale Carotenuto splendido protagonista nella finale di Coppa contro la Sessana. Cosa hai provato nel realizzare una rete importantissima regalando una gioia infinita ai tuoi sostenitori? Ma la cosa più bella era proprio quella, regalare alla piazza di Nocera il primo obiettivo che c'era e siamo riusciti ad ottenerlo. Per quanto riguarda il gol, ripeto, il gol per me che sono un attaccante sono sempre importanti e ti aiutano a stare sereno e felice durante la settimana, però l'importante è sempre che la squadra vince. Spero che i gol serviranno sempre a portare la Nocerina al più alto possibile. Andiamo a ricordare il tridente della Nocerina: Pasquale Carotenuto, Enrico Marcucci e Rosario Maiella. Era auspicata la rete di Rosario Maiella, è andato in gol l'amico Rosario Maiella, un tridente rasoni per questa squadra. Ma assolutamente sì, sono nomi che non li scopriamo oggi. Infatti sono felicissimo che ieri sono andata a segno gli altri due compagni, Enrico e Rosario. E quello di Rosario ce l'aspettavamo tanto perché era da un po' di tempo che non segnava, però è uno dei giocatori che si sacrifica di più nel reparto offensivo. Comunque insieme a noi il mister comunque sta sfruttando bene tutti e tre nel momento giusto, perché comunque sappiamo che giocare ogni tre giorni tra Coppa e Campionato non è facile. Vincenzo Pergalino, stavo parlando con Pasquale Carotenuto, la bandiera, l'uomo simbolo, insieme a tanti elementi esperti di questa città di Nocera che lotta col Sorrento per ritornare in Serie D. Già alla città di Nocera questo primo importante trofeo stagionale come la conquista della Coppa contro la Sessana. A proposito di bandiere, doveroso adesso accendere i riflettori su Vincenzo Strino, un personaggio che ha dato tanto al calcio campano, alla città di Torre del Greco. Dovevamo essere presenti insieme ai tanti tifosi della Turris per ricordare, per star vicino innanzitutto alla famiglia Strino, per ricordare un momento importante nella storia della Turris, l'inaugurazione della tribuna. A te la parola per ricordare questo momento che abbiamo condiviso ieri allo Stadio Liguori. Sì Mario, come stai dicendo tu, ieri ci sei stato, è stata una scena molto toccante perché è stata inaugurata la tribuna a Vincenzo Strino, indiscussa bandiera della Turris e su iniziativa e idea della società, che poi è stata subito condivisa anche dalle istituzioni e dai tifosi, appunto si è stata celebrata questa targa, questa tribuna, e quindi anche con la tifoseria del Potenza, la società del Potenza, che ricordiamo comunque Strino giocò anche per due stagioni a Potenza e lasciò anche lì un grandissimo ricordo, quindi prima della partita è stato ricordato in maniera doverosa uno dei tanti riconoscimenti che negli ultimi giorni sono stati fatti a Vincenzo Strino, una bandiera che ha scritto la storia della Turris, e quindi quando si scrive la storia poi automaticamente si rimane immortali, diciamo. Gli applausi della tifoseria del Potenza, le due tifoserie di Turris e di Nocerina, per un unico grande abbraccio per la famiglia Strino. So che la sorella ci stava guardando in questo momento, forza, siamo vicini alla famiglia, allora godiamoci questo omaggio della città di Torre del Greco alla famiglia Strino. Ciao Vincenzo. Allora, doveroso l'omaggio a chi non c'è più, a Vincenzo Strino. Oggi una domenica importante per la città di Torre del Greco, perché ci sarà l'inaugurazione della tribuna Strino. La parola a un tifoso corolino doc. Ciao, salve, buongiorno. Niente, penso si sa, Vincenzo è la nostra storia di Torre del Greco, è il nostro fratello, è un fratello per noi. E auguriamo a lui che ci vede dal cielo, che vogliamo bene sempre, la nostra cura a Torre del Greco. Vincenzo è la nostra vita, purtroppo è un ragazzo che merita di più, purtroppo dedichiamo a lui questa partita e tutta la tifoseria insieme a lui. Allora, la tifoseria ti sta sostenendo in questo momento, io cito Vincenzo Strino, un pensiero ai tanti tifosi corallini volati in cielo, oggi è una giornata per loro, commemorativa per la famiglia Strino, che ben vengono queste iniziative, bella questa bandiera. Sì, per tanti tifosi che non ci sono più, che sembra la maglietta di Torre del Greco. Purtroppo quando si va al cimitero sono queste bandiere della Turris, queste sciarpe cina, il nostro cuore sta con loro. Allora, tutti questi tifosi che non ci sono più della Turris,
da parte di tutti i produttori del Greco, da parte mia di tutti i cuori, di Sergio Monatelli, vogliamo sempre bene e state sempre nei nostri cuori, va bene? E tutte le famiglie, ciao ciao. Allora, io non ho parole davanti a questa gigantografia, omaggio a Vincenzo Strino, veramente mi batte il cuore forte oggi. La parola a Armando De Rosa, medico barbiere, tifoso Corallino Doc. Armando, oggi è una giornata particolare, tutta la città di Torre del Greco deve rispondere presente e omaggiare chi non c'è più. Solo, io credo che, speriamo che la città risponda, però solo una parola, grande Vincenzo Strino, nient'altro. Grandissimo Vincenzo Strino. Sempre forza. E sempre forza Turris. Allora, altro tifoso della Turris, Gennaro Vitiello, tifoso storico Corallino. Sono andato con la Turris in mano e poi, avevo 7 anni, andai a Cucuzzi, insieme a mio zio, no? Che è la Turris? Il rosso e il celeste. La Turris nel sangue. Altro tifoso storico della Turris, il mitico Giuseppe, ci troviamo ogni gara interna della Turris, ma oggi il pensiero di tutti al di là del stato sportivo e per chi non c'è più, onore a Vincenzo Strino. Proprio così, Vincenzo Strino è stato e rimane sempre nei nostri cuori, è stato una grande bandiera e la sua mancanza si fa sentire, siamo molto tristi per la sua mancanza. Una bella tifoserie di Turris e Nocerina in un unico grande coro, forza Vincenzo Strino. Certo, cioè, c'è un gemellaggio storico con la Nocerina e spero che vada avanti, sono belle queste iniziative dei tifosi, così anche per stemperare un po' gli animi su tutti i campi, sono favorevole, mi fa molto piacere questo. Un altro amico della Turris, Gianni Romano, il pensiero per la famiglia Strino. C'è poco da dire, è la nostra bandiera, diciamo che l'ho seguita da quando ero piccolo e fino alla fine, insomma, a dire che è un'amica è poco, ma dire che è una bandiera per tutti noi e soprattutto un esempio per tutti i tifosi corallini. Sono le bandiere al giorno d'oggi, possiamo dire Vincenzo Strino è stato, è e sarà una bandiera della Turris? Certamente, certamente, è stato e sarà sempre una bandiera della Turris. Allora, siamo con Guido Strino e Tania, i figli di Vincenzo. Guido, oggi è una giornata importante per la città di Torre del Greco. Sì, importantissima. Io prima vorrei ringraziare subito la società della Turris, il presidente Giuliano, il direttore sportivo Francesco Vitaglione, tutti i tifosi della Turris per questa giornata che stanno regalando a papà, perché papà merita tutto questo che fino adesso hanno dimostrato, perché diciamo papà dopo, diciamo, logicamente casa sua, questa era la sua seconda casa, l'ha dimostrato fino all'ultimo giorno e niente, ringrazio ancora tutti, anche diciamo a nome di papà, che sicuramente lo voleva farlo lui. Tania, batte forte il cuore per papà, è un ricordo bello, dolce e indelebile. Il ricordo più bello è quando entrava qui, aveva uno sguardo di sfida verso tutti esagerato, sfidava il mondo per questa maglia, orgoglioso della sua maglia, della sua città, la sua Turris, questo stadio, la sua casa, era tutto, tutto lui, quando si dice tutto Turris era Vincenzo Strino. È stato grande, ma questi tifosi gli stanno dimostrando che è stato grande e loro l'hanno apprezzato tanto e io apprezzo tutti, Torre del Greco, i tifosi della Turris. Ringrazio anche Società Sportiva Calcio Potenza, che oggi anche loro parteciperanno a questa giornata per noi importantissima. Ringrazio la Turris, Vitaglione, Giuliano, tutti e i magnifici tifosi, perché siete da numero uno, grazie a tutti. Grazie.
bellissima della squadra con alla figlia di Vincenzo Strino, la vicinanza della società Potenza. Sì, siamo vicini prima all'uomo, dopo al calciatore e dopo prima all'uomo, scusatemi, dopo all'amico e dopo al calciatore. L'uomo la serietà, l'amico la schiettezza e il calciatore la bravura. Al calciatore la bravura, senza parole, emozionatissimo, vicino alla famiglia Strino. Anna, andiamo un attimo in pubblicità per poi rientrare con la rush finale della nostra trasmissione. Via la pubblicità. Ci sono persone che, anche solo a parlarci, trasmettono energia. Perché conoscono i tuoi problemi, capiscono le tue necessità e perché, come te, mettono energia in tutto ciò che fanno. E fanno ciò che amano. Pomiglia Energia. Energia elettrica e gas metano. Per te e le persone che ami. Pomiglia Energia. Diamo energia a ciò che amiamo. Pomiglia Energia è sponsor del calcio pomigliano. Trovati per lo spazio pubblicitario, Sessana Show, Savoia al tappeto, colleghiamoci con altro contributo immagini e lo commentiamo con Vincenzo Piergalino. Vincenzo, allora, questo Oppi Savoia, varie vicissitudini al di là del nome, al di là del questo futuro societario, attualmente in carica il presidente, l'avvocato Arnaldo Rodisco, però non in grana, tanto gioco ma poco cattiveria sotto porta. Mario, questo stavamo dicendo a microfoni spenti, secondo me deve finire questo malcostume di questi titoli che vanno, vengono, perché si distrugge quella che è l'identità poi di una città, di una tifoseria. Non voglio entrare nel merito della questione, però da giornalista che si occupa comunque di informazione, mi dispiace vedere che a Tura Annunziata si sia verificata una cosa che anche Tore del Greco ha provato sulla sua pelle fino a pochi anni fa. Purtroppo secondo me c'è questo malcostume dei titoli che, ecco, bisognerebbe fare un attimo delle regole più ferree. Se si stabilisce un campo, poi non è possibile spostarlo, perché qui poi si gioca anche con la passione dei tifosi. D'altronde anche una sconfitta per chi ama il calcio, giocare a porte chiuse, direttore Borzacchiello. Una squadra senza identità, al momento senza tifosi, è brutto commentare le vicende. C'è il discorso che ha detto prima lui. È brutto giocare su una pelle della passione dei tifosi come Torre Annunziata, che comunque è un blasone il nome Savoia. Ormai la frattura con la tifosia c'è, quindi si chiama, sì, come dice Vincenzo, soltanto Oppi Savoia, ma per le carte, perché nella realtà. Ma secondo me nemmeno sulle carte. Nemmeno sulle carte, sì. Perché ci vogliono 2 anni per cambiare, certo, il nome societario. Quindi diciamo che si chiamava Savoia perché giocava a Savoia a Torre Annunziata. Io domenico c'ero sul muretto a vedere questa partita e il secondo tempo l'ha dominato la Sessana, ha fatto un bel di cambi, mister Sanchez, che dica la verità è un lusso di questa categoria. Ma lo stesso mister Sosa ha richiamato i propri giocatori, si perde troppo nel gesti di nervosismo, a chiacchierare troppo in campo e poca cattiveria, perché vediamo delle azioni però poco cinci sotto rete. Onora la Sessana che ha sfruttato le uniche palle gol in corso d'opera per centrare un successo importante. Quindi quanto conta Pasquale la cattiveria sotto rete, perché poi giustamente il mister ha richiamato all'attenzione dei propri calciatori. Si costruisce tanto ma non si porta a casa quanto costruito. Non si finalizza. Purtroppo se non finalizzi i risultati. Complice anche, scusami, l'infortunio di Nunzio Pagano dopo pochi minuti all'inizio del primo tempo. Vabbè, poi ti viene a mancare l'unica forse
attaccante che ci hanno in questo momento. Gol in questo momento di Marraffino dell'1-0. Vabbè, comunque hanno giocato contro un'ottima squadra come la Sessana, perché mercoledì ci abbiamo giocato contro e devo dire che comunque è un'ottima squadra. E in questo momento il Savoia, che magari il Savoia che sta in calo proprio per le tante vicissitudini che si sono formate attorno a questa società, la Sessana ne ha approfittato. Poi pare c'è da dire anche che comunque il Savoia si è ridimensionato tanto, al di là di lamentarsi. Se la squadra non fa determinati, però alla fine la differenza la fanno sempre i giocatori, non è che gli allenatori possono fare i miracoli. Il Savoia è partito con elementi importanti per la categoria, però bisogna dirlo, obiettivamente si è sfasciato e ora è una squadra che con molti giovani, è lo stesso Pagano, sì, è un attaccante che in eccellenza ha fatto tanti gol, però penso che Torre Annunziata meriti qualcosa in più anche dal punto di vista dell'individualità. L'obiettivo in questa rush finale è quello di chiudere al meglio questa stagione, dall'avvocato Disco al direttore Pinaiello, quello di chiudere al meglio il campionato e di gettare anche qui in questo caso le basi per un campionato soddisfacente a partire dalla prossima stagione. Anna, altro collegamento, vediamo cosa ci riserva il nostro Luca. Luca, a te la linea. Vediamo cosa starà facendo Quale Luca, sorpresa. Chi ci presenterà in questo momento. Eccolo. Sì, Mario, allora, quarto collegamento qui dalla pizzeria Painoteca Zionic di Ercolano. Approfittando del fatto che ormai siamo a cavallo tra eccellenza e promozione, ho al mio fianco, alla mia sinistra, il tecnico dell'Ostasia Ciccone, alla mia destra invece il direttore sportivo Governucci. Partiamo quindi da casa Stasi. Allora, mister, come diciamo anche prima, anche negli studi con il direttore Borzacchiello, sabato una bella vittoria, partita molto ben giocata dai sei uomini in campo, non hanno concesso quasi nulla agli avversari. Ripetiamo, si può dire che da due settimane a questa parte, ma in particolar modo da sabato, riparte il vostro cammino verso la salvezza. Buonasera a tutti, vi ringrazio per l'occasione data a me e allo Stasia. Diciamo che era aspettata questa vittoria di domenica dopo due pareggi sia del Colano che con la Gladiator, dove meritavo molto di più. L'aspettavamo, è stata meritata, va bene così. Ringraziamo il tecnico mister Ciccone. Ci spostiamo quindi, Mario, ripeto, collegamento ponte eccellenza promozione, parola quindi al direttore sportivo Governucci. Direttore, focus sul girone A di promozione, in testa alla classifica c'è questo appunto testa a testa Nola, Rinascita, Vico, che stanno comunque animando, ripeto, il campionato. Corsa playoff ancora aperta, qual è il suo pensiero? Ma a parte il fatto che secondo me è un campionato, lo definirei un'eccellenza B, perché un girone vincente, come hai detto tu Luca, due squadre che stanno tentando di approdare nel massimo torneo regionale come quello di eccellenza tra Rinascita, Vico e Nola. Nola sulla carta più attrezzata, una piazza ambita, voglio dire, da tutti, però oggi dice la classifica pari punti. A mio avviso c'è il Campania del presidente Leone che ha una rosa a livello del Nola, non me ne vogliono gli altri, un super Cicciano che sta esprimendo il miglior calcio del girone, quindi sarà veramente un campionato avvincente. Secondo me alla fine se la dovranno giocare loro quattro, al di là del distacco di 4-5 punti, però credo che è veramente un bel torneo e saremo tutti lieti di godercelo fino alla fine. In particolar modo volevo salutare la mia famiglia da casa, mia moglie con mia figlia e la mia seconda famiglia che sono i miei colleghi amici della Sagres di Santa Maria Capua Vetere. Ringraziamo allora anche il direttore Governucci. Mario, cedo nuovamente la linea a te negli studi di Capri Event, ci sentiamo più tardi per gli ultimi collegamenti. Grazie Luca. Allora Anna, diamo il benvenuto al nostro socio, perché non soltanto segui l'Albano ma tante le nostre realtà, spaziamo dal calcio maschile a quello femminile, quindi introduciamo una bellissima realtà del campionato di Serie B come la Domina Neapolis. Socio, benvenuto, a te la parola per commentare questa bella vittoria delle ragazze del presidente napoletano. Buonasera Mario, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato di nuovo stasera. È stata una bella partita del Casalnuovo, sono andate due volte in vantaggio. Domina Neapolis, Neapolis, sì.
e hanno giocato bene, diciamo, ecco, questo è lo sbaglio che ha fatto all'inizio la Ciccarella, ha buttato la palla fuori. Peludi al gol, perché sì, poi spende la protagonista. Ha, avuto, sì. ha fatto una tripletta e è stata lei la fautore della vittoria della Domina. Ti sei divertito, Sossi? Sì, la prima volta che ti assisti a una gara di Serie B. Sì, un bel divertimento a vedere le ragazze giocare. Sono ragazze che comunque, ecco, questo è il bel gol. Inizia lo show di Vittorio Ciccarelli. Bella giocatrice, diciamo così. No, fa la differenza. L'anno scorso ha richiamato l'attenzione di un club di Serie A, se non sbaglio 18 le reti per la fortissima attaccante della Domina, ma è sull'area dell'entusiasmo, tante le azioni. Sì. Palo di ancora vittoria, quindi il belle trame di gioco, le ragazze della Domi hanno meritato il successo, mi sembra di aver capito. Sì, hanno vinto 4-2 alla fine, si sono fatti rimontare due volte, infatti stavano in vantaggio 2-0, il Catania è riuscito a pareggiare e ha portato il risultato sul 2-2 e poi alla fine la Ciccarelli ha fatto la differenza. Perché è uscito fuori, si sono impegnate le ragazze e ecco, questa è la rete della Galluccio e quindi hanno portato a casa, diciamo così, i tre punti. L'obiettivo del presidente è quello di migliorare la posizione dello scorso campionato. A tuo avviso, credi che queste ragazze possano regalare soddisfazione ai pochi tifosi, ahimè, perché l'appello che noi lanciamo settimanalmente, pochi sono i tifosi che seguono, c'è poco sostegno e interesse intorno a questo calcio femminile. Noi non possiamo che invitare le persone che non siano i genitori delle ragazze, ma sportivi, tifosi, seguite questa splendida realtà. La domenica pomeriggio dallo stadio Iorio c'è passione, divertimento intorno al calcio femminile. Sì, questa è la rete del 2-2 del pareggio. Sì, infatti in realtà queste vengono seguite soltanto dai genitori, c'erano pochi spettatori lì a seguire la squadra. Niente, le ragazze vedo che comunque giocano bene, comunque già sono in sintonia, fraseggiano, giocano un bel calcio comunque. Sono ben impostate anche in campo dal mister, che da poco che comunque sta, diciamo, allenando questa squadra e niente, questo è l'altro gol della Ciccarelli, il gol del 3-2 e io penso che comunque devono soltanto continuare su questo percorso che hanno intrapreso e quindi alla fine raggiungeranno degli ottimi obiettivi. Siamo alle battute finali, tante le occasioni da gol, lanciata a rete la Vittoria Ciccarelli, siamo nel suo autentico show, questa è la tripletta, la terza rete se non sbaglio, sarà protagonista di giornata con una splendida tripletta, Vittoria Ciccarelli sugli scudi e quindi la Domina con questo importante successo, siamo al secondo successo consecutivo, davvero si ricandida, hanno un ruolo da assoluto protagonista in questo giorno di ritorno. Sì, devono soltanto continuare su questo, proseguire, ecco, questo è il quarto gol. Quarto gol che sancisce il risultato finale per sul 4-2. 4-2. Sosso, che dici? Vogliamo collegarci, vediamo quanto hai realizzato con il tuo contributo di interviste. Sì. Rimonta e poi soltanto alla fine sei riuscito a incamerare il risultato. In una partita ci sono sempre dei momenti di disattenzione e di calo di tensione. Quello è stato un calo di tensione che purtroppo ci ha portato ad avere quei due gol. Se si guarda la partita, se avessimo vinto 6-2, non sarebbe sicuramente stato un furto. Socio, grazie. Ci vediamo dopo per commentare il pareggio dell'Albanova in quel di Casore. Direttore Borzacchiello, Casalnuovo, questa splendida realtà della Domina Neapolis, sosteniamo il calcio femminile. Sì, perché poi tra l'altro io sono nativo di Casalnuovo, già anni indietro abbiamo fatto pure la Serie A a Casalnuovo, abbiamo incontrato squadre come Palermo, Milano, la Torres, era molto seguita all'epoca, poi ultimamente vedo che vanno poco. Allora, abbracciamo il campionato di promozione Girone A dando spazio alle immagini della capolista. Vediamo il successo del Nola. Pasquale, il Nola è la splendida capolista del girone A di promozione, ma alle spalle del Nola c'è un bel, sono delle squadre, c'è la Rinascita Vico, se non sbaglio stanno a pari punti con la compagine nolana
il Campania del presidente Nino Leone e il Cicciano del presidente Felice Catta. Tante antagoniste per uno splendido rush finale. C'era il debutto del mister Fabiano, l'importante vincere e convincere, e i bianconi ci sono riusciti. Ma secondo me alla fine il Nola andrà alla vittoria, perché comunque è una piazza importantissima e secondo me in questo momento ha fatto l'acquisto più importante, che è proprio mister Fabiano. Poi comunque in squadra c'ha dei giocatori che sono di categoria superiore. Prima abbiamo visto il gol del grande amico mio Mariano Ventre, sì, che c'ha un sinistro secondo me che in C, in B non si vedono, e gli faccio i complimenti per il gol, perché lui dopo ogni partita mi chiama e mi dice che ha fatto. Niente, ripeto, comunque c'è un pubblico eccezionale, una piazza importante, pure se secondo me il Cicciano più che il Vico ha degli uomini importanti, pure lei. Campania invece del presidente Nino Leone, anche il Campania allestito per un campionato da vertice. Ma io faccio il tifo comunque per Fabiano, sì, perché se lo merita. E poi voglio che il mio amico Sasà Montaperto fa più gol possibili, perché è la prova evidente che non si invecchia mai per poter fare gol. Allora, non si invecchia mai. Vincenzo, trasferiamoci in quel di Cicciano per la goleata dei biancorudi, dei padroni di casa. La squadra che ha rotto Sasà Montaperto, un campione che non tramonta mai, si segna sempre, tante sì, le piazze. Se non segna Montaperto ci pensa Colesante, se non segna Colesante ci pensa Pastore, autore di una splendida tripletta. Il tridente era sogno per i biancorossi. Sì, questa è la rete di Fiorenzo Pastore sul calcio di punizione. Sì. Perché è veramente un ragazzo eccezionale, secondo me è un modello anche per i più giovani, perché dimostra che nonostante l'età non smette mai di segnare e sorprende sempre, perché in realtà tutti poi si aspettano, si chiedono sempre ma è sempre lui a segnare, e invece non smette mai. Qui abbiamo Caro Tenuto, che chi meglio di lui sa, avendoci giocato, è un giocatore che comunque ha dimostrato anche in categorie come i professionisti, la Lega Pro, la Serie D, di dare un contributo e di essere comunque molto utile alla causa. Quindi sono quelle belle favole, diciamo, del calcio campano, e forse avrebbe potuto anche meritare qualcosa in più di queste categorie. Hai ritrovato l'Elisir di seconda giovinezza in quella di Cicciano, ambiente familiare, tifosi che la coccano, e come ho detto la settimana scorsa lo davano per finito in estate, con le etichette che nel mondo del calcio vanno di moda, attaccante finito sull'onda del tramonto, invece e Simon Montaperto sta disputando un grandissimo, ci sono sempre questi due estremi. Da una parte c'è chi dice sempre spazio ai giovani, in realtà però per dare spazio ai giovani devono dimostrare qualcosa, e ci sono anche giocatori in Serie D, ad esempio Pasquale Ferraro, giocatori che stanno dimostrando che comunque, anche perché forse il livello tecnico in queste categorie si sta abbassando sempre più, quindi anche forse avanti con gli età questi giocatori riescono sempre a fare la differenza, perché ahimè tecnicamente validi come loro ce ne sono sempre meno. Direttore Borzacchillo, questi giocatori che fanno la differenza, ma Montaperto farebbe la differenza ancora in eccellenza. Assolutamente sì, non ti nascondo. Non solo. Lo contattai pure a dicembre e disse, direttore, sta una favola, sto vivendo e voglio stare lì. E perciò noi puntavamo noi a portarcela di nuovo, perché lui già è stato a Sant'Anastasia, se non erro due o tre mesi, poi andò via per vari problemi suoi. Pasquale, quando un attaccante sta bene è difficile poi non si lascia un posto dove si sta bene, dove ci sono tutte le condizioni per rendere al meglio. Ma è proprio così. Io faccio un esempio forse oggi palese, che è quello di Higuaín. Io vedo un giocatore rinato confronto all'anno scorso, e si vede proprio. La domenica è un trascinatore esemplare nel campo, e questo ci sta sia in Serie A che in Eccellenza, Serie D, promozione. Quando una persona sta bene si vede in campo poi dopo quello che fa. E Salvatore quest'anno veramente sta facendo un'annata strepitosa, e si vede che sta bene lui mentalmente, fisicamente, se no non si fanno tutti questi gol. Promozione Girone B, spazio alla capolista fragolese Vincenzo Pergalino, questa fragolese che show Trissa al Don Guanella,
un 3 gol maturati nella parte finale di gara. A tal proposito io ringrazio per la splendida ospitalità la dirigenza del Don Guanello, l'amico il dirigente Nunzio Marigliano, Peppe La Rosa come al solito per il grandissimo contributo delle interviste. Sì, una grande festa dello sport al di là del stato finale. Non posso che ringraziare per l'ospitalità i padroni di casa. Vincenzo, la Fragolese vuol tornare nel calcio che conta, sono dei risultati, ha sotto tantissime iniziative che coinvolgono sempre la gente, perché andare la domenica al Mocce è una festa dello sport. Tante donne, bambini, per un progetto che deve decollare, sta decollando. Alla luce di due importanti scontri diretti, come quello importante sfida come quello Piemonte, domenica prossima, fra due settimane, la sfida all'inseguitrice Barano. Quanto pensi possa essere importante in queste due prossime sfide il destino dei rossoblù? Mario, mi parli di un'altra piazza comunque storica del calcio campano e soprattutto in queste categorie la tradizione calcistica fa la differenza per riuscire, diciamo, a scappare da queste sabbie mobili, va, definiamole così. Io so che comunque da Fragola, ecco, c'è un progetto importante anche a livello di strutture, perché secondo me sono alla base poi per il raggiungimento di determinati obiettivi, e passo dopo passo penso che gradualmente si sta creando quell'entusiasmo per cercare di ritornare poi in categorie importanti, emulando un po' anche il percorso della Frattesi o comunque lo stesso dell'Alzanese di qualche anno fa. Allora, un tridente rasogno anche in casa rossoblù. Direttore Borzacchino, la Fragolese vuol tornare nel calcio che conta, quanto prima? Queste due partite che farà con il Piemonte e con il Barano, se esce indenne, penso che alla fine ce la farà a vincere il campionato, perché è una squadra molto esperta, vari Camorani, Liccardi, Caputo, che non erro, si è infortunata, ha avuto un brutto infortunio, Castiello, che l'anno scorso è stato un capocannoniere di promozione, ha molti giocatori in porta, Sacco, Carlino, Radiero, ha giocatori che hanno vinto campionati, quindi penso che come rosa è più competitiva del Barano, perché lo scontro diretto mi sembra a Ischia, andava a fare fra due settimane. Quindi penso che la possano giocare benissimamente. Allora colleghiamoci con lo stato del Luco Platti del Don Guanella per vedere quanto ha realizzato il nostro Peppe La Rosa con il suo contributo in interviste. Dare, diciamo, i 3 punti a casa su un campo difficile. Sì, un campo difficilissimo. Il risultato, voglio dire, ci dà pienamente ragione della prestazione. Contro un ottimo oratorio Don Guanella, sapevamo di incontrare una squadra che in casa ha costruito la propria salvezza e forse potrebbe puntare a qualcosina in più, visto la momentanea posizione in classifica. Oggi la squadra è stata brava a soffrire, è stata brava a impattare su un campo difficile contro un ottimo oratorio, ma i ragazzi hanno voluto a tutti i costi questa vittoria e riscattarsi dal risultato che ci ha visti non vittoriosi domenica scorsa. Saluto ai tifosi della Fragolese, soprattutto a nonna Carmela, tifosissima della Fragolese. Ci ritroveremo domenica per l'importante sfida contro il Piemonte. Ciao Peppe, ci sta guardando. Un bacio forte. Ci vediamo domenica allo stadio. Allora Anna, siamo arrivati ai saluti finali dal collegamento in esterna, quindi ci ricolleghiamo con Luca Espinosa. Luca, per i saluti finali, a te la linea. Dai Luca. Sì Mario, ultimo collegamento qui in esterna dalla pizzeria Paninoteca Zionic. Flash brevissimo con l'avvocato Marco Spena di Frattamaggiore. Allora Marco, mercoledì Frattese impegnata con il Gragnano. Sì, buonasera a tutti, buonasera Mario, buonasera Anna. Mercoledì si va a Gragnano, Frattese che andrà questa volta da seconda in classifica perché ieri è stata scavalcata dalla Cavese e dalla Siracusa. Cerchiamo di riprenderci comunque la vetta. La Frattese comunque sta dimostrando a tutti di illuminare questo campionato e che c'è. Quindi domenica, mercoledì a Gragnano e domenica si ritorna in casa contro lo Scordia. Grazie all'avvocato Marco Spena. Ultimo saluto con il proprietario della pizzeria Paninoteca Zionic, il signor Nicola. Grazie. Di poche parole il signor Nicola, va bene così. Mario, grazie a te, un saluto a tutti gli ospiti, ai telespettatori da casa, a chi ha animato questa puntata in mia compagnia e negli studi. Grazie ancora, al prossimo collegamento.
Luca, grazie, grazie per questi tantissimi collegamenti, gli amici, il titolare Zionic a Spende Ristorante Pizzeria della via Benedetto Cozzolino, ci troveremo fra poco. Allora, ultimo contributo immagine della serata, spazio alla sfida dell'Albanova. Sossio, commentiamo forse questa bellissima gara tra il Casoria e l'Albanova. Sì, è stata una bella partita domenica mattina lì al San Mauro di Casoria, due belle squadre, il Casoria secondo in classifica e l'Albanova terza in classifica. E, niente, all'inizio c'è stato un via vai di azione di entrambe le squadre, poi man mano diciamo, l'Albanova ha preso il predominio della partita. Ci sono state varie azioni nitide dell'Albanova, non butta di poco fuori di Agostino Cerullo, questa è un'azione del centravanti, ecco qua, questo qua è di Simonetti per quanto riguarda il Casoria, ecco qua, questa è una rimessa, ecco questa è un'azione sciupata da Agostino Cerullo, aveva Enrico Bianco. Ecco, questa è un'altra azione fallita sempre da Agostino. Tante occasioni per sì. Rossoblu. Vediamo un ciclo di una serie di vittorie. Ha giocato benissimo l'Albanova. Meritava qualcosa di in più all'inizio. Niente, diciamo così, delle occasioni. Ecco, questo è il calcio di rigore sull'atterramento di Enrico Bianco. Il calcio di rigore che è stato assegnato al settimo della ripresa è stato la rete è stata realizzata dal capitano Agostino Cerullo, che porta così a 7 le reti in campionato. Questo è nitido l'atterramento il fallo su Enrico Bianco, il centravanti dell'Albanova, e questa è la realizzazione di Agostino Cerullo. E niente, tutto si sperava che comunque l'Albanova riuscisse qui ad effettuare il sorpasso. Infatti questo è un calcio piazzato di Francesco Russo, di poco alto, ha sostituito Nicola Canciano, si è mantenuto alto alle spalle di Bianco e di Cerullo. Questa è un'azione di Auricchio, il centravanti. Questa è un'altra azione di Antonio Diana. Tante occasioni in casa Albanova, tantissime occasioni. Tantissime. Una grande Albanova, non ha proprio demeritato, anzi di più, ha mantenuto alto qui la partita e lo scontro diretto lì a Casoria. E questo è il tiro di Auricchio che è stato diciamo preso con la mano da Davide Griffo, e questo è il calcio di rigore che ha consentito il pareggio al Casoria. Niente, mister poi al secondo tempo ha inserito Di Gaetano, ha inserito Leccia. Questo Tanta è un fallo, gente, questo gara, è un fallo sì. Su Nicola Gandile. E a seguito di questo fallo ci sono stati degli episodi incresciosi, diciamo cose che non dovrebbero succedere sui campi di calcio, soprattutto in queste categorie qua. Questa è l'espulsione di Amoroso per un fallo su De Gaetano. Saltano i nervi, sembra di aver capito, saltano i nervi. Alla fine è saltato tutto proprio, queste sono cose che non dovrebbero succedere. L'Albanova, tra l'altro, tutti i tifosi, poi c'è stata una discussione a non finire mai comunque. E a tal proposito leggiamo un comunicato che ha mandato la società dell'Albanova. L'Albanova Calcio si schiera a difesa di mister Capasso, esempio di correttezza e lealtà, dote sempre meno presente nel mondo del calcio. Vogliamo solo per un attimo ritornare su quanto accaduto ieri, per quanto ci riguarda, il tutto è stato già archiviato. A tal proposito, quello che tu stavi dicendo, a dirigere una gara c'è stato un arbitro e solo lui è dovuto a prendere provvedimenti di ogni genere. Riviviamo l'accaduto. Come si nota dalla foto allegata, mandano una foto, c'è stato uno scontro di gioco, come tu accennavi in fase di commento. Un nostro giocatore, Nicola Galtile, colpito vigliaccamente a palla lontana dal volto, non è stato l'unico durante i 90 minuti della partita. Da qui nasce una reazione del nostro mister, che assolutamente, ribadiamo, assolutamente si è limitato solo a protestare con l'arbitro, abbandonando la zona di sua competenza. Detto ciò, non sono tollerate accuse di nessun genere verso la sua persona, perché si sono verificati episodi ben gravi, ben più gravi, sia all'interno che all'esterno dello stadio. Tutto ciò non compromette assolutamente i rapporti con una società amica, anch'essa vittima di un gruppetto di facinorosi. Andiamo avanti e proiettiamoci verso la prossima partita, cercando di goderci questo fantastico campionato che ci regalerà emozioni fino alla fine. Questo è il comunicato mandato dalla società rossoblu, arrivato in questo momento. È stato aggredito il mister Capasso, addirittura da alcuni giocatori, è un qualcosa di increscioso, cose che non sono mai successe sui campi dell'Albanova, anzi sono state sempre le squadre ospiti onorate, rispettate, sono state sempre trattate diciamo nel migliore dei modi. E quindi non meritevano la società Albanova di tutto quanto è accaduto lì a Casoria. Sossio, grazie, noi ci vediamo lunedì prossimo nelle nuove gare targate Sport Event. Pillole con il contributo di intervista e poi passiamo ai saluti finali con i nostri ospiti in studio.
provvisorio. Peccato, per qualche azione in più si poteva tentare qualcosina in più. Oggi grande Albanova, veramente, abbiamo disputato un grandissimo primo tempo, ma anche la ripresa non mi è dispiaciuta. Purtroppo il Casoli e anche loro sono una squadra attrezzatissima, ma noi abbiamo giocato ad Albanova oggi. Potevamo chiudere la partita in due o tre circostanze, comunque tutto sommato un punto qui va bene. Punto qui va bene, siamo alle battute finali di questa lunga diretta. Un grazie al direttore Borzacchino dello Stasi, in bocca al lupo. Un grazie al super bomber del cittadino Cera, Pasquale Carodoluto. Pasquale, grazie della tua grandissima presenza stasera. Un saluto agli amici di Ore del Greco, dalla redazione youtubeturist.com. Grazie al collega amico Vincenzo Pergallino. Ciao Mario, grazie a te. Anna, un bacione, grazie della tua grandissima presenza. Un grazie a Zionicca, Luca Spinosa, a tutti gli amici dell'altro studio. Appuntamento a lunedì prossimo. Grazie e buonasera. A lunedì.